Vediamo cosa ci riserverà questa. Non possiamo correre. Questa antica fogna. Adesso possiamo correre. Ma non proprio, camminare un po' veloce. Poi lo schermo diventa nero. Wow, che sta succedendo? Ma che cos'è? Oh no! Marchio dello squarcio è un'abilità basata sulla concentrazione. La concentrazione è una risorsa ottenuta ogni volta che qualcuno del gruppo infligge dei danni. Ogni membro del gruppo ha un proprio indicatore della concentrazione, ma tutti lo accumulano quando uno qualsiasi di loro. Ok, però magari se me fa merda me la facevi un attimo prima, così riuscivo a tirarmi una pozza. Ora mi tocca sorbirmi sta cosa. Adesso devo salvare stando lì più avanti, se no è disagio. Biggus disagius. Ed è. Così ci rigodiamo l'omino che fa. Ed è. Dove cazzo l'ha fatta la cosa? Cos'è sta roba? Come funziona? Che faccio? Faccio così? Oh, che faccio sparire tutto? Eh già, non c'è rimasto niente. Mica male. Sa, da qua non se usci. Mi dice dannatella. Il tuo cuore arderà. Trova il modo di avanzare. Questa sarà un'altra puntata. Ok, un'altra puntata lunga lunga in cui succederanno cose. Cose su cose. Anche qua è chiuso. Vabbè, dobbiamo andare in mezzo alla tempesta. Va bene, lo accetto. Lo accetto. Ce la posso fare. Soprattutto mi ha proprio spostato le spelle e ha messo questa qua. Ma che diavolo fa? Marchio dello squarcio. Marchio dello squarcio. Cosa fa il marchio dello squarcio? Ma posso saperlo che diavolo fa sta roba? Eseguire con successo una combo di abilità fa guadagnare al gruppo concentrazione aggiuntiva. Quindi abbiamo sta roba qua. E poi penso che qua. Wow. Non ci posso andare in quella direzione. Io voglio sbloccare proprio le spell nuove. Così posso respeccare i VG e rifarli super goloselli con cose aggiuntive fighe. Anche personalizzate, chissà se ce l'hanno personalizzate. Un po' come succedeva su Origins, no? Che alcuni personaggi avevano cose unicamente loro, che erano una figata. Beh, ci riposiamo lì, che dici? Ci stiamo lasciando le penne, no? Si sta cagando sotto dal freddo il ragazzo. Non ce la fa più. Embers. Recent. Embers.
C'è un Asian One in giro qui vicino, allora, evidentemente. Mamma mia, che chiodo però sta cosa, oh. Passo dopo l'altro, passo dopo l'altro. Vai, 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 vai. Dai, dai, che mo viene la discesa. Porco due. Dai, dai, che c'è luce lì, c'è luce, siamo salvi. Proprio Thank the sputel, ma Maker. stavano dietro l'angolo che non vedevano l'ora di venirci a salvare. Dietro, eccolo lì, è lui, sta morendo, prendiamolo. Ah, ci abbiamo un accampamento. La nuova Haven non è un granché, ma ce la faremo andare What would you have me tell them? This isn't what we asked them to do. We cannot simply ignore this. We must find a way. And who put you in charge? We need a consensus or we have nothing. Please, we must use reason. Without the infrastructure of the Inquisition, we're hobbled. I can't come from nowhere. She didn't say it could. Enough! This is getting us nowhere. Well, we're agreed on that much. Shh. You need rest. They've been at it for hours. They have that luxury thanks to you. The enemy could not follow. And with time to doubt, we turn to blame. Infighting may threaten as much as this Corypheus. Dov'è? Che mi dice lei? Che ne sando sta? If they're arguing about what we do next, I need to be there. Another heated voice won't help. Even yours. Perhaps especially yours. Our leaders struggle because of what we survivors witnessed. We saw our defender stand and fall. And now we have seen him return. The more the enemy is beyond us, the more miraculous your actions appear, and the more our trials seem ordained. That is hard to accept, no? What we have been called to endure, what we perhaps must come to believe. Però continua a non avere fede. Whatever the rest of you say, I felt no divine aid at the conclave or haven. The struggle ahead seems mine alone. Mi dispiace, zia, ma non è che arrivi, ma pioppi il libricino di Geova e mi convinci, eh. Non sembrano molto felici tutti quanti. Però si fanno una cantatina. Sospettosamente non si unisce a noi. Un bel momento. May have yet to find you, but it has already found them. Non si tratta di fede qua, ma di musica in realtà, ma va bene. Comunque, raga, ricordiamo che la musica è la lingua che unisce il mondo, che tutti parliamo.
e risolve sempre i problemi. Cosa sculetta Solas? Cosa vuole fare? Cosa ci vuole far vedere? Sempre a piedi nudi poi, porca miseria. Non muore di freddo questo, eh? Her kind understand the moments that unify a cause, or fracture it. The orb Corypheus carried, the power he used against you, it is Elven. Corypheus used the orb to open the breach. Unlocking it must have caused the explosion that destroyed the conclave. I do not yet know how Corypheus survived, nor am I certain how people will react when they learn of the orb's origin. Corypheus, ma soprattutto come cazzo è che sta qui? Cioè, dopo quello che è successo nel 2. Dimostrati affidabile, amico mio. Però come fai a saperlo? Dimmi un po'. Right. What is it and how do you know about it? They were foci, used to channel ancient magics. I have seen such things in the Fade, old memories of older questo magic. Mi sa che cazzo ho visto dentro all'oblio, non ce la racconta giusta solo. His empire's magic was built on the bones of my people. Knowing or not, he risks our alliance. I cannot allow it. Ah, raga, io comincio ad avere i miei dubbi su Solas, perché... se ci pensate, no, lui è arrivato così nel gruppo, cioè tipo noi stiamo salvando il mondo, no? Arriva, ehi ragazzi, passavo qui per caso, sono un mago che fa dei sogni strani, che ne pensate se mi unisco a voi? Così, era lì per caso, vabbè. Mo adesso, caso strano, sa tutta sta storia. Poi va sempre nell'oblio, vede cose, non ci ha raccontato per intero quello che quando ci avevamo parlato l'ultima volta è stato, diciamo che ha divagato non poco. Adesso stavano tutti a cantare felici, uniti e ripresi dalla canzone che univa i popoli e scaldava i cuori e lui, vorrei fare una chiacchierata per favore e ci porta in mezzo, non lo so, c'è qualcosa di Solas che puzza di merda. They'll have to set aside blame while freezing is their first concern. We are agreed on that, and I may have a solution. Dagli fuoco, una palla di fuoco, che vuoi fa? Una pioggia di me... mamma! Sì. By attacking the Inquisition, Corypheus has changed it. Changed you. Scout to the north. Be their guide. Dirigiti a nord. Io spero che quelle missioni che c'avevamo in mappa ci stanno ancora, se no rosico proprio come uno schifo, perché ce n'erano un botto, tra l'altro. Ce ne stanno almeno 7-8. E chissà che altro. E poi le varie mappe da esplorare. E poi il loot. E che diavolo. There is a place where the Inquisition can build, grow. Guarda che belle viste, ma vai che Inquisition è un giocone. Senti che bella musica, ti trovo. Ma non parlo, gustate, senti che qua. Che roba. Solas c'ha qualcosa che non va, cioè pure adesso, no? Ah, vi ho portato al posto nuovo, Skyhold, e poi ti guarda con uno sguardo strano, non comprendo bene. Finalmente ci abbiamo una casuccia nostra, meno male. They arrive daily from every settlement in the region. Skyhold is becoming a pilgrimage. Meglio, no? L'ha detto come se fosse tipo un problema. If word has reached these people,
It will have reached the Elder One. We have the walls and numbers to put up a fight here, but this threat is far beyond the war we anticipated. But we now know what allowed you to stand against Corypheus, what drew him to you. Vabbè, voleva l'ancora, dai. He came for this, and now it's useless to him, so he wants me dead. That's it. The anchor has power, but it's not why you're still standing here. Your decisions let us heal the sky. Your determination brought us out of Haven. You are the creature's rival because of what you did. And we know it. All of us. The Inquisition requires a leader. The one who has already been leading it. Dico di sì, dico di sì. Non mi oppongo. Guarda che bella lama. Però quella non la posso neanche usare. In realtà la possiamo usare se facciamo poi lo Spirit Warrior. Se riusciamo a trovare il libro, lo facciamo. Possiamo usare questa spada fighissima e diventeremo dei mega bomber cornutissimi, enormi e con le spalle larghe così. Stupendo. È un vero onore. I don't know what to say. Say that you will not make me regret this. If you're not sure, why do it? Because I believe this is what was meant to be. That without you, there would be no Inquisition. Col drago, what it means for the future, how you lead us, bellissimo. That is entirely up to you. Cos'è speciale? Speciale, no? Noi Gunari salveremo il mondo, fungerò da esempio. No, vabbè, noi Gunari salveremo il mondo. L'ordine prima di tutto, lo faccio perché è giusto. Corypheus va fermato, otterrò il potere. No, facciamolo speciale. Questo cos'è? Otterrò il potere assoluto. Oddio, oddio. La gente sotto finisce per fare i saluti romani, no, per favore. Fungerò da esempio. With fear running rampant. They need to see a mage standing for what is right. I'll defeat Corypheus standing with them, not over them. Wherever you lead us. Boo! Numbers, numbers. Fantastico. They have. And soon the world. Grande. Commander, will they follow? Inquisition, will you follow? Go! Will you fight? Dai! Will we triumph? Dai! Your leader, your herald, your inquisitor! Yes! Che momento! A me queste cose cliché mi scaldano il cuore, raga, che te devo dire? Un classicone! Mamma mia, che buono! Sala di guerra per vedere se c'è quella cosa. È tipo un'ora e mezza che sto registrando, due ore che non posso entrare in nessuna sala di guerra per vedere nulla, perché è costantemente una situazione incredibile. So this is where it begins. Almeno è positivo, perché insomma sto posto è ridotto una chiave. It began in the courtyard. This is where we turned that promise into action. But what do we do? We know nothing about this Corypheus except that he wanted your mark. This Corypheus. Lei c'ha già la sua cosina. Sempre a portata di mano. Ecco, voglio chiedergli anche se il suo drago è un arcidemone. Sono curioso perché a me è sembrato un arcidemone qualcosa. He's willing to tear this world apart to reach the next. It won't matter if he's wrong. What if he's not wrong? If he finds some other way into the Fade? Then he gains the power he seeks, or unleashes catastrophe on us all. Bella merda. Could his dragon really be an archdemon? What would that mean? It would mean the beginning of another blight. We've seen no darkspawn other than Corypheus himself.
Perhaps it's not an archdemon. Sì, però li voglio vedere sti Darkspawn, regà, e dai, no. Voglio vedere quelli veri. Nell'uno li abbiamo combattuti, nel 2 abbiamo combattuto quelli con l'anemia cronica. Mo voglio vedere dei Darkspawn veri, grossi, spessi, con le asce che menano, gli ogre, le robe quelle grosse e spaventose come nell'uno. No, quei tizi secchi che pesavano tre etti, che erano più scheletri, più dei Draugr dei coso che dei Darkspawn. Griffius wants to restore Tevinter. Is this a prelude to war with the Imperium? I get the feeling we're dealing with extremists, not the vanguard of a true invasion. Tevinter is not the Imperium of 1,000 years ago. What Corypheus yearns to restore no longer exists. Though they would shed no tears if the South fell to chaos, I'm certain. Someone out there must know something about Corypheus. Unless they saw him on the field, most will not believe he even exists. We do have one advantage. We know what Corypheus intends to do next. When you were at Therrenfall, you uncovered a plot to kill Empress Selene. Imagine the chaos her death would cause. With his army. An army he's growing. The Envy Demon gloated about a massive force of demons. Corypheus could conquer the entire south of Thedas, god or no god. I'd feel better if we knew more about what we were dealing with. I know someone who can help with that. Grande Varric. Everyone acting all inspirational jogged my memory, so I sent a message to an old friend. He's crossed paths with Corypheus before and may know more about what he's doing. He can help. Ovviamente Hawk. Rivedremo Hawk, immagino. Deve essere dei nostri. I'm always looking for new allies. Introduce me. Parading around might cause a fuss. It's better for you to meet privately, on the battlements. Trust me. Battlements. It's complicated. Well, then, we stand ready to move on both of these concerns. On your order, Inquisitor. I know one thing. If Varric has brought who I think he has, Cassandra is going to kill him. È lui, è Hawk. O Anders addirittura. Scusa, se lo uccide Cassandra, che sia Anders. Che sia Anders. Momento. Dov'è la tavola del coso? Benvenuti a Skyhold. Questa nuova dimora per Inquisitore è molto offrire. Allora, voglio andare a vedere il tavolo. Che è proprio un anno che dico voglio vedere il tavolo di qua di là e alla fine cavolo lo voglio vedere, eh? O poi faremo tutto il resto nelle prossime bundate. Santi numi, ragazzi, quanta action qua e che figata, sto posto è enorme. Convoca il consiglio di guerra, te prego dimmi che c'è sta ancora la roba di prima, per favore dimmi di sì, perché se no abbiamo perso tutto quel bel loot e quelle belle cose, quelle ricompensine belle belle golose e croccanti. Meglio ancora, ce ne stanno 8.000 in più. Sì, ci stanno ancora. La Somma Sacerdotessa Iona. All'inizio c'è stato un manifesto disappunto da parte della Somma Sacerdotessa, ma credo che la presenza costante di soldati dell'Inquisizione fuori dalle porte della Gran Cattedrale sia sufficiente a placare gli altri esponenti del clero. Qualcuno ancora si lamenta, ma il pericolo sembra cessato. Ora hanno altre preoccupazioni. Fantastico. Ferma le attività dei venatori a ovest. E queste chiaramente le mandiamo subito. Sapiente. Ci possiamo mandare solo le spie. I venatori stanno inviando alcuni dei loro studiosi migliori nelle lande. Dobbiamo scoprire cosa hanno in mente. Vai, vai. Ah, però questa la dobbiamo fare poi fisicamente, questa missione. Ferma le attività dei venatori ovest. I venatori sono accampati in un luogo noto come le distese sibilanti. Hanno messo i loro schiavi al lavoro per dissotterrare antichi edifici. L'Inquisizione dovrebbe intervenire. In caso contrario, ci penserò io a spaccare la testa a quei venatori. Ma poi dovrete cercarvi un nuovo esploratore. Capo Harding, accetto il rapporto. Non adesso, Harding, ci andremo poi lì. Stando ai nostri esploratori sul campo, questa regione remota e desolata possiede molte risorse utili all'Inquisizione. Tra le rupi rocciose crescono erbe rare pericolose da raccogliere, ma la radice mortale è l'aria vandalica. L'aria vandalica. Depositi di lazzurite sono ancora presenti nelle antiche miniere. E le spedizioni potrebbero spingersi in alta quota per estrarre nevarrite e oro vulcanico. Tutto ciò potrà essere successivamente recapitato a Skyhold. Ci mandiamo Giuseppina.
Abbiamo questa. Adar, ho saputo che sei stato promosso da quell'umana magrolina e dalla rossa. Adesso quanto ti pagano? Mando Tarlok a controllare il tuo nuovo contratto? Conosci la prima regola, mai fidarsi degli umani quando si parla di cifre. Scusa, sto divagando. Non ti ho scritto per questo, ma questa è una lettera di coso? Di Toro... No, è Shokrakar. Il Kit ha voglia di tornare in azione. Sai, chiunque si annoierebbe a battere la fiacca in compagnia degli umani. Adesso sei tu che comandi i soldati dell'occhio peloso, giusto? Trovaci un lavoro, alla svelta. Se dovrò continuare ad ascoltare le poesie di Kharis, sarò costretta ad aprirgli una seconda bocca da qualche parte, a sud della prima. Kharis ha già composto 34 nuovi sonetti da recitare al tuo ritorno. Credo abbia anche scritto una sestina. Ti conviene fingerti sordo. Fantastico, fantastico. Andiamo lui. E obbligo verità, questo l'abbiamo fatto. 100 ombre da inseguire dirette sul lago Celestino. La nobiltà dice che in questo periodo dell'anno è magnifico. Fisher, abbiamo guadagnato influenza. Questa l'abbiamo completata. Il rapporto. I documenti che abbiamo ricevuto dagli amici di Sera illustrano il sabotaggio da parte di un nobile del matrimonio del suo rivale. Scandaloso direi, ma anche utile per esercitare la nostra influenza. Abbiamo guadagnato influenza. Comandante Cullen, viene riferito che siete stato il comandante delle forze militari durante l'operazione dell'Inquisizione alla ridotta di Terrinfall. La sicurezza dei non belligeranti che si sono schierati a favore della vostra organizzazione era dunque vostra responsabilità. Mio fratello Leontine Pontival ha perso la vita in quel frangente. Chiedo a voi, quale presunto uomo d'onore, di rispondere alla sua morte in un duello che si svolgerà a Valorio tra una settimana all'alba. Questo duello deve essere una mossa nel gioco. Ve lo ricordate il gioco di Valor Yoga? L'abbiamo giocato parzialmente, no? E poi era finito lì, che avevamo trovato quelle cose rosse per terra, quelle sciarpette, eccetera. I miei agenti potrebbero indagare e occuparsene direttamente. Vai, Lelia. Allora, ci abbiamo tanto potere. Ci abbiamo sta missione qui. Poi possiamo sbloccare questa e questa. Tutte e due le possiamo sbloccare. Possiamo fare di tutto, regà. E ci abbiamo anche il Ferelden di qua da fare. Baby. No, questi sono completati. Però ci abbiamo una marea di queste qui che le possiamo fare poi con calma nelle prossime episodie. Ragazzi, io mi fermerei qui perché so che se no dopo andiamo avanti e faccio 40 altre ore perché sto avvelenato che Dragon Age è bellissimo. Però ci fermiamo qui e creiamo anche un po' di suspansina perché dobbiamo scoprire chi è che sta su sti bastioni. E quindi vediamo che diavolo succede. La prossima settimana scopriremo chi è che ci sta aspettando sui bastioni. Secondo me è Hawk. Che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Secondo me è Hawk. Chi altro potrebbe essere? Sicuramente... O se no potrebbe essere Anders. No, è Hawk, secondo me è Hawk. Comunque, se siete arrivati fino a qui, raga, io vi ringrazio tantissimo. Se non seguite il canale vi invito a farlo perché più siamo meglio, siamo quasi arrivati a 1000. E quando arriverò a 1000 ci saranno altre novità sul canale perché insomma mi sono settato quella milestone per aggiungere un po' di cosine interessanti. Nello specifico per chi vuole supportare il canale con qualcosina extra, perché no, perché così insomma cerchiamo di farlo crescere al meglio e aggiungiamo qualità sia a livello di hardware che software e quant'altro. E quindi, che dire, ci vediamo la prossima settimana per scoprire chi sta in cima a sti bastioni. Dale tutto, bella pips e alla prossima, ciao.